Buonasera. Sicuramente tutti noi ci siamo trovati in un punto della nostra vita quando ci sentivamo come se incastrati dalla vita, come se in un labirinto da quale non c'è via di scampo. Questi momenti succedono nei momenti dei divorzi, di cambio partner, quando siamo lasciati o dobbiamo lasciare un partner, succedono dopo delle tragedie della vita, succedono nei momenti quando, come se la vita ci sta dando, sta suonando un campanello, devi cambiare la tua vita, devi cambiare qualcosa nella tua vita. E proprio in quei momenti dobbiamo conoscere la filosofia orientale chiamata Feng Shui, quale è riconosciuta oggi anche da architetti mondiali. Feng Shui oggi è riconosciuto da architetti mondiali come non solo filosofia, ma vera e propria architettura quale purifica l'anima e corpo. 30 anni fa, quando io ho conosciuto Feng Shui e l'ho applicato nella mia vita, era una materia qui in Europa ancora un po' vista così così. C'erano pochissimi quali credevano in questa meravigliosa filosofia che davvero può cambiare la vita. E oggi vi vorrei parlare di piccoli accorgimenti che Feng Shui ovviamente consiglia. Chiaramente, se volete diventare esperti di Feng Shui, dovete fare qualche corso con un esperto. Io qui vi voglio condividere solo la mia esperienza personale e l'esperienza. E ovviamente vorrei condividere l'esperienza con quale ha aiutato moltissime persone a cambiare letteralmente le cose nella loro vita, proprio grazie a piccoli accorgimenti che suggerisce Feng Shui. Ovviamente, se volete diventare esperti di Feng Shui e sapere molto di più di quello che io vi racconto, potete tranquillamente iscrivervi nel corso di Feng Shui che tengono degli architetti mondiali. Penso che questo non è necessario, almeno che non siete anche voi dei architetti. Vi basteranno piccoli accorgimenti che vi voglio suggerire oggi. Dobbiamo sapere che la nostra casa, come anche il nostro corpo, è sempre specchio della nostra anima. Quindi non dipende se è grasso o magro, dipende dall'energia che emane quando parliamo. Quando parliamo della casa, idem. Non dipende dal fatto se è grande, piccola o se vivete anche in una stanza. Importante è se questa stanza è pulita da flussi o da stagni, meglio da stagni energetici che vi bloccano completamente la possibilità di cambiare la piccola casa, cambiare partner o trovare un nuovo partner, perché anche in questo ho esperienze personali, che cambiare cose e fare cose secondo Feng Shui cambia moltissimo nella nostra vita. Quando entro nelle case delle persone che hanno continui loop di problemi, problemi ce l'hanno anche le persone felici, ma queste persone sono quelle che ogni momento gli succede una grossa. Oppure che non riescono a trovare partner, eccetera. Quando entro nelle case di queste persone, la prima cosa che noto è che hanno tantissimi oggetti inutili nelle loro. E non solo oggetti inutili, ma che la loro casa come se respira di qualcosa pesante, perché si sente proprio, si taglia con coltello attività del passato, tipo quando si divorzia e si litigava spesso nella casa, eccetera. In questi casi, prima cosa che assolutamente consiglio è dipingere i muri, perché dipingere i muri elimina la negatività, la toglie, sembra una cavolata, ma voi stessi sentirete come se una aria fresca dopo che avete dipinto. Sicuramente vi è successo. Un'altra cosa: gli oggetti che trattengono l'energia dalla
negativa si chiamano cosiddetti clutter. Sono veri e propri ganci quali non permettono fluire bene l'energia della vostra casa. E queste cose sono pericolose perché poi si può anche ammalare, si arriva anche a questo. Infatti, le persone che si ammalano spesso sentono bisogno di fare cambiare le cose, buttare le cose, perché istintivamente sentono che tutto questo è un qualche legame con un passato sbagliato. Allora, quando entro in queste case, vedo dei regalini, piccoli pensieri, quelli pensieri che vi fanno solo per dire dai, tieni, ti regalo qualcosa, ma non lo fanno con cuore, quindi non pensano a voi. Parlando di quegli oggetti inutili, come un pupazzetto, come un fiore di plastica, fatto anche male, eccetera, perché ci sono poi fiori di plastica meravigliosi, però io sto parlando di quelle cose veramente. Molte volte sembra che queste persone, e non sembra, lo è così, perché chi vi vuole bene non vi farà mai un regalo così se non è vostro desiderio. Sembra che si voglia solo togliere l'obbligo di portare un regalo. Vi do un consiglio: se andate in un compleanno, dovete andare da qualche parte, se non potete, non volete spendere molti soldi, è normale. Credetemi, non è un problema. Portate un fiore bellissimo che vi costerà 3 euro, 5 euro, ma comunque, oppure è fondamentale studiare la persona a cui state facendo pensiero. E quando non volete fare un regalo grande, che è normale, l'amicizia non deve basarsi su regali grandi. Prendeteli cannolo siciliana, prendete un dolce preferito. Se diabetico, pensate, studiate, anche questo fa parte dell'amicizia, che studierete la persona da chi, con chi fate amicizia e prendeteli una cosa che costa poco ma che ha un valore, già è molto meglio un limone a un diabetico o un qualcosa che semplicemente lo può fare felice, un qualche biscotto che possono mangiare. Un qualcosa che comunque non è clutter, perché clutter sono oggetti inutili e che teniamo lì solo per obbligo, teniamo in casa solo per obbligo verso quella persona o di amicizia. È fondamentale cominciare a guardare nella vostra casa quali sono oggetti veramente vi piacciono, che vi danno veramente, che siete voi, e quali sono oggetti che tenete lì. Qualcuno mi però dice, però questo diciamo ricordo di Brasile mi ha portato la mia nonna e la voglio tenere lì sul comodino. Bene, se questo ricordo ti ricorda qualcosa meraviglioso, tienilo. Certamente. Cominciano a essere troppi questi piccoli ricordi, forse è meglio che ci cominci a riflettere, a ragionare perché hai bisogno di questi ricordi, perché non crei ricordi veri. È molto importante cominciare a imparare a avere ricordi nel cuore, perché è lì che ci sono quelli veri ricordi e non negli oggetti. Perché se succede qualsiasi cosa, voi quegli oggetti magari perdete o qualcosa. Voi andrete in tilt. Da quello sono sicuramente un qualcosa nel vostra anima che è da risolvere, perché vuol dire che non avete nuove esperienze. Poi quando si tratta di nonna, lì va benissimo, io capisco. Ma la cosa peggiore è quando si tratta di un ex e quando vogliamo per forza tenere con noi un oggetto, un pupazzo di plastica dell'ex, perché era bellissimo quel momento quando mi hai regalato questo pupazzo di plastica, oppure che era l'unico regalo che mi ha regalato quella persona, eccetera, eccetera. Ci sono tanti legamenti delle parole che quando li andate a analizzare sono catastrofici, perché
Perché quando voi tenete un regalo di un ex che è l'unica cosa che vi ha regalato, era questo pupazzo, io penso che proprio per ragione lo dovete buttare. Perché voi vi state legando, secondo Feng Shui, a un passato dove non eravate apprezzati. Perché, perdonatemi, una persona è meglio che vi regala una passeggiata che... Guardate una passeggiata con quella persona, non un pupazzo che vi ha regalato, vuole dire che avete costruito il vostro rapporto su cose completamente sbagliate. Gli oggetti che tenete in casa sono completamente vostro specchio, quindi quando una persona entra ed è consapevole, sa perfettamente con chi ha da fare. Per questo è molto importante analizzare tutto quello che tenete in casa. La scrivania è importante, su questo faccio un altro video a parte, come disporre la scrivania, perché la scrivania rappresenta proprio l'intera vostra vita. E chi ha una scrivania disordinata, io posso tranquillamente dirlo che ha tanti problemi nella vita, tanti, perché è specchio della sua vita, come sta, come va la sua vita. Stessa cosa, può succedere che abbiamo casa disordinata, che non abbiamo aspirapolverato o spolverato. Che è meglio, secondo Feng Shui, farlo periodicamente, costantemente. Ovviamente spolverare dovrebbe essere una routine quotidiana, anche aspirapolverare, ma non sempre è possibile perché con lavoro, con eccetera, però quello si vede che è quel disordine ordinato. Ci siamo capiti? Io sto parlando del disordine dove si apre armadio e è tutto buttato lì. Io sto parlando del disordine dove ci sono scatoloni in mezzo, dove si cammina, dove magari nel pensile di cucina ci sono tutti oggetti buttati lì. E questo vi garantisco che è un grande problema per energia che vi deve fluire e che deve arrivare da voi. Un altro clutter molto spesso quale ritrovo sono vestiti nell'armadio, quali non userete mai. Si dice che vestito che non avete usato tipo 2 anni, ma massimo 2 anni deve stare lì vestito. Se non avete usato 2 anni, ma indossato, quel vestito non lo indosserete mai, ve lo garantisco. Perché esce fuori dalla moda, perché voi ingrasserete, eccetera, eccetera. Oppure non vi starà bene, non vi... Vuole dire che avete preso un vestito, dovete metterlo sul conto che non era vostro vestito, perché se fosse vostro vestito lo indossavate di sicuro. Almeno che non si tratta di un vestito da sera, però anche vestiti da sera escono dalla moda e se non lo avete mai indossato, vuole dire che non era quel vestito che dovete indossare. Vuole dire che non era quel vestito che dovevate indossare per quella speciale occasione che vi sta aspettando, quando avrete coraggio a buttare fuori il passato. La nostra vita è come una casa. Immaginate avere una casa piena di spazzatura, di vecchi mobili, eccetera. E l'universo magari ce l'ha già in consegna nuovi mobili, però dove li mette? Voi stessi non sapete dove metterli, non c'è spazio per queste cose, quindi non c'è spazio per vostro partner se avete altro partner, oppure ogni sera dorme qualcuno da voi. È fondamentale disintossicarsi da queste cose, semplicemente far vedere universo, sto aspettando quello giusto. Qualcuno dice, ma devo vivere nella clausura? Quella clausura intelligente ha un suo perché, sicuramente. Non potete aspettare che l'universo vi porta le cose di valore quando voi vi riempite la vita di cose senza valore. E questo vale per tutti i campi, tutti. Quindi se voi uscite tutte le sere con una persona senza valore, voi vi sbriciolate come dei spicci. Non diventerete mai una banconota intera quale ha un valore. E uomini di valore lo sentono che siete solo un spiccio. Quale si può usare per fare un'ora sosta da qualche parte. Diventerete banconote solo quando avrete coraggio di buttare via le cose vecchie
e semplicemente avere fiducia vera nel vostro futuro, nel quello che volete. Dovete molto stare attenti a tutti i piccoli particolari. Per esempio, se state aspettando un partner nella vita, ma la chiusura, come di una mia amica, della macchina, dalla parte del passeggero non si chiudeva e sul sedile del passeggero c'era una pila di dossier, di fogli così, di libri che usava per lavoro e mi diceva: siediti dietro perché qui ce l'ho tutte queste cose. E io gli ho detto: tu ti lamenti che non hai partner, tu stai dicendo all'universo che tuo partner è tuo lavoro. Non so se mi comprendete, questi sono piccoli accorgimenti che lei hanno cambiato la vita. Lei dice: non ci ho pensato, tu metti dietro questi documenti. Tanto se devono già stare qui in macchina e devono farti disordine. L'ha fatto Cambiare piccoli piccoli. accorgimenti la vita. Questa mia amica aveva sempre partner con quali dopo breve tempo litigava e sempre dove dalla nave buttavano giù, praticamente cadevano giù cadaveri. E questa nave era quasi mezzo affondata, infatti le andava male il lavoro, tutto quanto. Io guardavo il quadro e sorridevo perché già conoscevo Feng Shui e gli ho detto: guarda, qui veramente sei una perfetta conferma quanto questa mia amica era perfetta conferma come Feng Shui veramente ci può salvare la vita. Lei con questo quadro nel camera da letto stava che era un quadro quale lei non poteva. Secondo lei buttare perché era un regalo di una nonna ed era del fine 1800, era tutto già rovinato, distrutto, con la cornice distrutta, anche questo mai avere quadri o qualcosa con le cornici distrutte, perché in pratica attraete povertà, attraete un qualcosa usurato, un qualcosa che porterete sempre solo le cose dopo gli altri. E gli ho spiegato che camera da letto riempita di coppie di uccelli, coppie di umani, coppie di animali, di fiori, di qualsiasi cosa che rappresenta coppia, perché così anzi la vostra casa, se state attraendo un partner, deve essere piena di rappresentazioni di coppie, perché se è tutto solo singolare, un fiore addirittura, e allora è un universo, come se state dicendo, voglio stare sola, io sto benissimo, io non ho bisogno di nessuno. E se vi mettete un quadro di nonna perché non potete buttarlo perché è del 1800, nonostante che è tutto brutto, sfasciato, e allora vi state con una battaglia navale dove cadono cadaveri, è ovvio, non può essere diversamente. State attraendo energia di quel quadro che voi dovete praticamente come cadaveri buttare fuori dalla vostra vita. Della gente che arriva e questo è proprio una legge. Questo mi è successo nel tante case dove ho visto quadro a cui erano non affezionati, dovutamente affezionati. La prima regola, quella che è, non tenete mai nella ca vostra casa oggetti a cui siete, quali tenete solo per obbligo morale verso qualcuno perché vi l'ha regalati. Ricordatevi, la persona che vi vuole bene, che davvero vi stima, non vi regalerà mai una ciofeca inutile che vi trattiene lì praticamente la polvere. Vi studierà e vi comprerà qualcosa che sarete ben contenti di tenere nella casa. Adesso io non sto dicendo trasformare le vostre case nelle case giapponesi dove c'è totale minimalismo, anche se ha un granché questa cosa. Però se vi accorgete, le case delle persone benestanti non sono mai riempite piene di pupazzi di plastica. Ma non perché loro snobbano plastica, che può darsi che è anche così. Però loro hanno imparato semplicemente che quando la casa ce l'ha spazio sufficiente per nuove cose, quelle nuove cose arrivano nella loro vita.
Se non c'è spazio neanche per mettere un spillo nella casa, cosa deve arrivare? L'universo dice che si sono a posto. Vabbè, gli piacciono le cianfrusaglie, però sono a posto pieni, non c'è cosa nuovo portarli nella loro vita. Abbiamo detto non tenere oggetti che non ci piacciono, riordinare armadi o cose che non abbiamo messo 2 anni, che hanno ancora etichetta, vendetele, regalatele, rinnovate energia, è fantastico perché vedrete come quanti ci vi porta questa cosa, giocattoli dei bambini, dovete avere fiducia nel futuro. Se non riuscite a rinunciare al vostro passato, il fu vostro futuro sarà vostro passato. Così così, il vostro futuro sarà così così. Se era brutto, sarà brutto, non c'è, è la regola, non c'è un'altra strada. Aspettate nuovo partner, fategli spazio nella vostra vita. Se avete camera da letto con matrimoniale, non dormite con un lenzuolo singolo come mi è successo tante volte. Non mettete solo dalla parte vostra dove dormite le cose. Accogliete il futuro nuovo partner con una lampada anche dalla sua parte, eccetera. Addirittura, non va bene neanche sempre quando anche mangiate da solo, avere solo un. Sembra una sciocchezza, ma è fondamentale apparecchiare per 2 persone se siete single, perché state aspettando comunque la persona che deve arrivare nella vostra vita. Quando io tanti anni fa ho cominciato a studiare Feng Shui, allora ero single e mi ricordo che ho cominciato a leggere che dobbiamo decidere e scegliere la pianta. Quale rappresenta l'uomo che vogliamo nella nostra vita? E io in quella occasione ho scelto cactus perché lì c'è scritto: se volete l'uomo di cui dovete prendervi tanta cura per spostarlo da una finestra all'altra, prendetevi orchidea. Ovviamente, se non avete tanta voglia di starci dietro, ma volete bellissimi fiori e volete un verde in casa. Ovviamente, se non avete voglia di stare sempre dietro questa pianta e stare solo tutta giornata, pensare solo a pianta, allora prendetevi cactus. Cactus è una pianta che dà tanto verde, protegge la casa dalle energie negative, lo sapete che assorbe la negatività, dà bellissimi fiori, meraviglioso, cactus dà meravigliosi fiori e è poco esigente, ma dà tutto quello che dà. Pianta. Quindi io ho deciso di mettere a casa mia cactus e devo dirvi che in fondo ha tratto un meraviglioso cactus. Quindi, Vede sempre che tipologia di donna siete. Quindi, secondo come siete, comprate pianta e la mettete nel soggiorno nella zona quale rappresenta la zona dell'amore nella vostra vita. E come scoprire? Allora, ci sono delle piantine e ci sono delle già predefinite piantine quali rappresentano la zona dell'amore. E io la prossima volta vi lo, no, lo fotografo anche stasera e vi lo metto qui nel questo video. Però io dico sempre: ascoltate il vostro istinto. Qual è la zona d'amore? La zona d'amore per me è la camera da letto oppure la zona dove c'è divano, vicino divano del soggiorno, quindi sempre quel posto che rappresenta. Sono certa che se ascoltate il vostro istinto scoprirete da soli qual è la zona di quale parte della vostra vita, anche se c'è un schema che vi lo condivido, che lo metto in questo video, sicuramente lo troverete su YouTube nella versione integrale, perché qui è spezzettato perché ha cancellato quello che è iniziato. Buona visione. Il video lo troverete sul mio canale, troverete nel mio bio il canale Il Sigillo della Coscienza. Lì troverete anche altri video che ho preparato. E per oggi, oggi mi fermo qui, ma continueremo altri. E curiosità riguardo Feng Shui. Vi auguro una bellissima serata.